Regione Toscana. Il Consiglio regionale. La libertà di espressione in tutte le sue forme, così come sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, è stato il tema scelto per la Festa della Toscana edizione 2022, che si è celebrata il 30 novembre a Firenze presso il cinema La Compagnia. La seduta solenne è stata istituita poiché la Toscana è stato il primo Stato ad abolire la pena di morte nel 1786, grazie all'intuizione di Pietro Leopoldo. L'appuntamento si è aperto con un videomessaggio di Liliana Segre e al termine dell'incontro il corteo storico con i gonfaloni dei comuni si è recato fino all'arengario dei Palazzo Vecchio. Nel pomeriggio l'omaggio alla tomba di Gregory Summers, al cimitero di Cascina e la messa al santuario di Montenero. È dal 2000, esattamente il 30 novembre del 2000, che la Toscana vive il 30 di novembre la sua festa, l'occasione per illustrare un tratto fondamentale della propria identità, la regione dei diritti civili, dei diritti sociali, la regione che viene da un percorso che quale Granducato di Toscana, ovvero quale Stato sovrano, nel 1786, il 30 di novembre, vide primo Stato al mondo abolire la pena di morte. E il 2000 ricordo, io ero assessore alle tradizioni popolari al Comune di Firenze, Riccardo Nencini era il presidente del Consiglio regionale della Toscana, insieme organizzammo proprio in Piazza della Signoria un'immagine scenografica attraverso cui, come uno spettacolo teatrale, arriva il messo del Granduca e impedisce l'ultimo di coloro che erano stati condannati alla pena di morte. In realtà quell'atto di Pietro Leopoldo, un motu proprio organico, riuscì non solo a abolire la pena di morte, ma a abolire la tortura, abolire la confisca dei beni ai condannati. Insomma, immergere in Toscana come primo Stato quei valori che l'illuminismo stava portando avanti. E in Italia dei delitti e delle pene di Beccaria rappresentava come scritto l'emblema di una stagione che si apriva e vedeva la Toscana protagonista. Oggi noi rivendichiamo attraverso questa festa la voglia di essere in prima fila sul piano dei diritti. E vogliamo quindi che sul piano internazionale vi sia più solidarietà, più forza ed energia a difesa delle donne iraniane che stanno combattendo dopo 43 anni di una repubblica teocratica che sta schiacciando quelli che sono i diritti elementari dell'uomo. La ragazza uccisa perché aveva il burka messo male e che ha scatenato poi quella protesta di piazza dove più di 400 donne e anche uomini sono morti, richiede una profonda grande solidarietà. Richiede una profonda e grande solidarietà alla lotta del popolo ucraino rispetto alla sopraffazione con cui Putin e il suo gruppo dirigente in Russia sta non vivendo un evento bellico, ma sta scatenando una serie di violazioni di quello che sono i diritti umani che vediamo ogni giorno. Ospedali bombardati, linee energetiche, che significa rivolgersi contro e a danno della popolazione civile che sono continuamente interrotte. Oggi la lotta per la pace, ma solidarizzando con chi è sopraffatto dalla volontà di guerra, è qualcosa che appartiene alla solidarietà verso il popolo ucraino, ma appartiene poi a tutti i conflitti che nel mondo ci sono. Insomma, la giornata del 30 novembre come voce eco da una Toscana che dei diritti ne vuole essere sempre avanguardia, dei diritti delle donne ad esempio ne ha fatto intorno al 25 di novembre una serie di manifestazioni e di iniziative molto concrete e importanti, e quindi diritti sociali, diritti umani, diritti per raggiungere una parità di genere, una Toscana che svolge una funzione fondamentale d'avanguardia su uno scenario che è quello nazionale ma soprattutto internazionale. Sì, ancora una giornata importante per la Toscana che rinnova la sua festa parlando dell'articolo 21 della Costituzione. Libertà d'espressione ci fa capire che
quando questa libertà non c'è, ci manca, è un po' come l'aria, e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo, sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano, o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche, lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso. Questa è una libertà però importante, quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico, cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare recependo questa libertà di espressione e di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire, ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Oggi siamo qui a festeggiare la festa della Toscana per ricordare quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolì, primo stato al mondo, prima regione al mondo, la pena di morte. Ma noi ogni anno vogliamo attualizzare questo messaggio. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta al hate speech, alle parole violente, e oggi la libertà di espressione. Compito delle istituzioni, della politica, è quello di mandare dei messaggi chiari, e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero, e come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante, troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero, e noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte, che è un messaggio di civiltà, e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva, perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte, che per prima al mondo ha abolito la pena di morte e che su queste battaglie di civiltà vuole fare sempre la sua parte. Oltre 2 secoli di storia di libertà, uno Stato come il nostro è stato in grado in tempi non sospetti di abolire la pena di morte, la tortura. Oggi la nostra festa è sempre e torna a essere molto attuale, se pensiamo a quanto sta succedendo in Iran, quanto è complesso nel mondo oggi manifestare il proprio pensiero, la propria libertà, e soprattutto quanto sia difficile per tante donne, per tanti uomini manifestare liberamente le loro opinioni. Quindi la festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana, ma per mandare un messaggio al mondo di libertà, e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani, e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere, e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo, penso in Iran, per la loro libertà. È un momento sicuramente di grande riflessione attorno a questo tema a cui quest'anno è dedicata, cioè la libertà di espressione, la libertà di opinioni. Bellissimi interventi, toccante quello della giornalista Angeli, che vive sulla propria pelle cosa significa testimoniare la legalità in una zona drammatica come quella di Ostia. Fa riflettere una cosa però, e ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica, perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farci portatori di diritti, magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport, perché lo
sport è portatore di grandi ideali e quando lo sport china la testa di fronte all'economia, ai soldi e al dio denaro si perde una bella fetta. Ho sentito prima la professoressa Carrozza che parlava di tramandare gli insegnamenti ai ragazzi. Ebbene, quando si insegna ai giovani, lo sport è una delle scuole più importanti per i giovani e allora non si può insegnare a un giovane ad andare in campo e usare i calciatori come testimonial quando servono delle grandi battaglie, ma poi quando arriva il Qatar che paga ci portiamo ai mondiali di calcio. Quello è un disinsegnamento che si fa ai giovani. Entrano nel vivo gli stati generali della cultura e continua il lavoro della Commissione del Consiglio regionale su questo tema. Presentata la seconda fase che sta per iniziare, quella del confronto, che prevede incontri con gli operatori degli spettacoli dal vivo. I dati sostanzialmente confermano e testimoniano la rilevanza economica di questo settore, un settore che complessivamente in Toscana assorbe 65.000 lavoratori e i dati appunto confermano che è un settore che esprime una domanda di lavoro qualificato, prevalentemente diciamo, di giovani e soprattutto diciamo, di laureati. I dati naturalmente segnalano molti aspetti in chiaro, alcuni anche diciamo, da monitorare e da richiedere l'attenzione diciamo, delle istituzioni pubbliche relativamente ad esempio alla questione diciamo, della soddisfazione salariale dei lavoratori, però c'è da dire che da questo punto di vista è anche vero che i lavoratori stessi che sono stati intervistati dichiarano come non disponibili e desiderosi di rimanere a lavorare in questo settore. È un settore, è una professione questa che consente anche una buona conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. Naturalmente le organizzazioni hanno bisogno diciamo, dell'attenzione del comparto pubblico, hanno bisogno di finanziamenti e del sostegno pubblico, non solo finanziario, e appunto una iniziativa come questa è, come dire, propedeutica a stabilire una relazione importante di ascolto e di confronto con un mondo che, ripeto, contribuisce al 4% più o meno dell'occupazione toscana e che attiva tramite la spesa culturale delle famiglie, la spesa corrente della pubblica amministrazione, la spesa di investimenti pubblici e privati, circa più di 2 miliardi di PIL, 2,4 punti di PIL regionale, che è una cifra tutt'altro che trascurabile e quindi significativamente importante da un punto di vista economico. Poi ci sono tutta una serie di altri vantaggi non economici che sono molto importanti, comunque altrettanto importanti associabili alla cultura, perché la cultura contribuisce anche alla formazione di una coscienza, diciamo così, una coscienza di luogo, c'è cioè la coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza dei luoghi. Ogni territorio non è solo uno spazio geografico, è un insieme, un coacervo di interessi, di relazioni, di rapporti sociali, di comportamenti, di usanze, che la cultura contribuisce a definire e facendo così contribuisce all'identità. Beh, noi ci arriviamo come Fondazione Sistema Toscana, quindi in un ruolo di affiancamento dell'istituzione regionale che ci ha chiesto di cooperare alla alla ricerca e alla messa a terra di dati, di numeri, di volti anche della dimensione culturale della regione, di tutti gli operatori culturali che hanno bisogno di un raccordo stretto e costante con la dimensione istituzionale. Gli stati generali sono stati pensati per questo, per raccogliere appunto dati e carte d'identità di tutti gli operatori di questo settore, per rispondere alle domande che questo settore ovviamente spinge a fare verso le istituzioni culturali e che dovranno essere poi tradotti in interventi normativi. Lo abbiamo fatto tenendo conto di due aspetti. Il primo, quello di cercare di fare domande che fossero pertinenti e soprattutto che non fossero rivolte solo a operatori già qualificati, già inquadrati, già accreditati. E il secondo è spingere le istituzioni regionali a disciplinare i nuovi settori di intervento nell'ambito culturale, sapendo di avere a che fare con degli operatori complessi. Si parla di impresa culturale per cercare di valorizzare la parte imprenditoriale che c'è nella dimensione culturale, però non dobbiamo dimenticare che molti operatori sono operatori del terzo settore, associazioni in particolare, che hanno quindi bisogno di sentire al proprio fianco le istituzioni in modo molto più significativo di coloro che sono già avviati, ecco, nel settore. Abbiamo cercato di lavorare tenendo conto di questi indicatori.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.